E oggi, ragazzi e ragazze, vi porterò con me in un altro show, in un altro backstage di wrestling. Dopo 2 giorni con l'All Elite, terzo giorno di show, questa volta in una nuova federazione dove neanche io sono mai stato. Si chiama Action Pro Wrestling e per fortuna non dovrò guidare ore e ore. Ma è soltanto a mezz'ora di qua, quindi una nuova federazione, è il mio primo match di debutto ed è un match molto particolare perché verrà a vedermi anche mia figlia. Quindi sarà un match che sentirò sicuramente tanto e è un po' di tempo che non facciamo video simili, dei behind the scene, quindi del vedere tutto nel backstage e vi porterò con me e ora andiamo perché sono pronto, sono ben vestito, via, andiamo. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing. Questo è il posto dentro. Adesso dovranno mettere i ring e tutto quanto. È un bar lounge e adesso, adesso vedrete. Entreremo negli spogliatoi. Appena entrato nello spogliatoio, in realtà lo spogliatoio è una specie di sala da bar, se vedete. Ma non malvagio, mi sono cambiato in posti peggiori. Speriamo che sia tutto ottimo, che vada tutto per il meglio. Siccome è il primo show, non so il promoter che tipo di pubblicità ha fatto, molta molta sponsorizzazione, molta pubblicità, ha anche molti sponsor tra l'altro. E niente, e adesso sicuramente dovrò fare delle foto, quindi mi dovrò cambiare e poi vedere che match ho e poi tutto quello che di solito si fa, quindi riscaldamento, preparazione e così via. Adesso vedrete tutto, tutto, tutto con me. Vi voglio far capire una cosa, questo per tutte quelle persone che ci dicono che il wrestling è finto e così via e che il ring è di gomma. Adesso faccio vedere una cosa molto, molto interessante. Questo è il ring, ferro, palanche, nessuna gomma, nessun materasso, nessun il castello dei bambini al parco e se non ti alleni come si deve ti fai male. What have I become, my sweetest friend? Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you. Wear this crown of thorns upon a liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair.
out of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watch the world flow to the dark side of the moon. After all I knew, it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman my kryptonite. Never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared. Stanco, giornata molto lunga, soprattutto per i 3 giorni, però contento perché aver condiviso un momento del genere, no, col sostegno delle persone, un amore impressionante e una cosa ancora maggiore e più importante, aver condiviso il ring e aver fatto salire mia figlia sul ring, aver condiviso i 2 miei grandi amori che sono il wrestling e la mia famiglia di fronte alle persone. Questo è quello che rende il wrestling speciale, noi lottatori speciali, le persone che ci seguono fantastiche. Quindi si stanchi, avete visto insomma tutto il lavoro che si fa dietro quando si monta il ring e tutto lo show, la preparazione, le foto che bisogna fare e il duro lavoro che si fa sul ring, però ne vale la pena. Senza il wrestling non avrei tutto questo, non avrei incontrato mia moglie per aver seguito un sogno, non sarei qui, non avrei realizzato tante cose, soprattutto non avrei tutto questo amore che la gente mi invia, no? Anche a distanza, e grazie a tutti i fan, ma soprattutto a quelli italiani, perché mi fanno sentire un po' meno lontano dal paese che ho lasciato per seguire un sogno. Ne vale la pena, mi raccomando, ad Maiora, seguite il canale, iscrivetevi e supportiamo il vero wrestling, soprattutto supportiamo i veri lottatori italiani, quelli che sacrificano la vita. Ad Maiora ragazzi, buonanotte.